Carabinieri al primo circolo didattico di Giugliano per spiegare le insidie di internet. Nella sala teatro del plesso di Piazza Gramsci, gli alunni e i genitori hanno preso parte alla lezione sul bullismo e il cyberbullismo con un docente d'eccezione, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Giugliano, Antonio De Lise. Si inizia dalle scuole, è un progetto questo che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri da diversi anni sta adottando, che è proprio quello di educare alla legalità i più piccoli, i giovanissimi. E oggi siamo in questa scuola dove hanno ritenuto opportuno invitarmi per questo tema importante, credo che poi è quello del cyberbullismo, abbastanza nuovo, perché tutto ciò che prima era bullismo trasformato su piattaforma. Però è un tema che reputo essere molto importante. La dirigente scolastica del primo circolo didattico, Olimpia Finizio, ha sottolineato l'importanza dell'incontro. Con l'avvento delle tecnologie e i mezzi di comunicazione online, le problematiche relative a uno scorretto utilizzo di questi mezzi potrebbero veramente intaccare il percorso educativo e istruttivo dei bambini, per cui abbiamo ritenuto doveroso fare la nostra parte per preparare i bambini ad affrontare, ma anche i genitori, a un utilizzo corretto di questi mezzi che, per quanto sono positivi, possono poi arrecare dei danni irreversibili. L'iniziativa è stata appoggiata sin da subito dal presidente dell'Ascom Confcommercio di Giugliano, Andrea Pianese. Se ne sta parlando molto di bullismo e di cyberbullismo. Questo progetto già era in essere in questa scuola, dove c'è anche mio figlio, come giustamente dicevi tu, come genitore. Nasce da un protocollo anche d'intesa tra la Confcommercio e la scuola. È una delle iniziative che il capitano dei Carabinieri ha abbracciato subito per questa mattina e abbiamo l'onore e il piacere di averlo qui. Il pedagogista mi ha insegnato: nascono tutti buoni.